Dal 20 al 23 agosto si è tenuta l'edizione di Cugy Mountain Film Festival nei comuni di Tarvisio e Malborghetto. Ad ospitare l'evento è stata la Tenso struttura riservata allo scopo dell'amministrazione comunale di Tarvisio, struttura allestita sala cinematografica che ha ospitato diverse centinaia di spettatori che hanno seguito con interesse i film e gli appuntamenti proposti. La montagna in tutti i suoi aspetti è stato il tema centrale di questo festival, che indubbiamente riveste una duplice valenza, come descritto dagli organizzatori di un'intervista al TG regionale del Friuli Venezia Giulia. Che importanza ha per voi portare questo racconto della montagna in montagna? Beh, l'importanza che il festival ha è duplice, è antropologica sui temi della montagna, proprio perché il valore dei temi della montagna per i montanari è un valore importante, ma vi è anche un valore turistico. Infatti l'amministrazione comunale che sostiene questo evento presta anche molta attenzione a quello che è l'intrattenimento nei confronti dei molti turisti ancora presenti sul territorio. I diversi temi toccati sono stati affrontati con la presenza di molti ospiti, relatori, registi e attori che hanno saputo affrontare i diversi argomenti legati alla montagna e alle sue genti o semplicemente hanno portato la loro testimonianza di imprese realizzate. La serata di apertura è partita con un omaggio a Julius Cugy, scrittore alpinista che dà il suo nome al festival. Omaggio realizzato da Roberto Valenti e Diego Masiello, suggestive immagini realizzate nel corso di molti bivacchi sulle Alpi Giulie hanno mostrato con intensa efficacia come sia possibile conoscere questi monti solo dopo averci dormito sopra, citazione questa proprio di Julius Cugy. A seguire si è trattato un argomento ancora controverso con la mancata assunzione di responsabilità da parte della Turchia nei confronti del genocidio armeno del 1915. La comunità internazionale si sta adoperando affinché questo accada, ma le decisioni da prendere sono difficili e controverse, quali ad esempio la modalità di indennizzo dei danni ad un popolo che ha subito l'uccisione di 1,5 milioni di persone, tra cui donne e bambini. Minas Laurian, del Centro di Studio e Documentazione Armena di Venezia, ha parlato della situazione attuale ricca di problematiche. Ararat Kaçıkyan ha presentato un documentario sul suo progetto di attraversare il confine turco-armeno, chiuso da un secolo, per gettare un ponte di pace tra le due nazioni. Ma forse i tempi non sono ancora maturi a questo scopo, perché le ferite sanguinano ancora. Il Trento Film Festival, nella sua versione Trento 365, è stato protagonista del consueto venerdì dedicato al miglior cinema di montagna. Valley Uprising è il titolo del film proiettato nell'ambito della consolidata collaborazione con la Rassegna Trentina, che da quest'anno ospita nel suo programma anche il nostro festival. Un risultato questo che giunge dopo 7 anni di collaborazione e premia la nostra manifestazione che ha l'obiettivo di crescere ancora. In circa 90 minuti il film ripercorre la storia di mitiche arrampicate su pareti imponenti come The Naze e Hell Capitan, da parte di climbers che nei decenni hanno trasformato l'arrampicata e scritto la storia della Yosemite Valley. Nives Meroy e Romano Bennett hanno aperto la serata del sabato con la presentazione del libro Non ti farò aspettare, una storia di sport ma soprattutto di umanità a confronto con le impostazioni richieste della notorietà. Rinunciare alla fama o a se stessi? La risposta di Nives non ha neppure dovuto arrivare, ce l'aveva già scritta dentro e alcuni segni stavano già presagendo la risposta. E così ecco il lieto fine. Questi due straordinari alpinisti sono stati entrambi con noi a raccontarci una storia umana e toccante ma per niente scontata. Soprattutto tenuto conto della tentazione del successo. In seconda serata si è tenuta la riduzione drammaturgica del libro di Julius Cugy, La mia guerra nelle Giulie, pubblicata da Sizer Edizioni. Andrea Brugnera e Patrizia Hartmann hanno interpretato testi tratti dal libro e Daniele Masarotti ha accompagnato la recitazione con le improvvisazioni con il violino. La storia inizia a Sarajevo e termina a Valbruna, dove il pensiero rivolto ai leoni di Malborghetto e Predil, colpiti a morte, si trasforma nella consapevolezza che da lì in poi tutto sarebbe stato diverso. Un mondo era finito e nulla sarebbe stato più come era prima. La giornata di domenica è iniziata a Malborghetto, dove Patrizia e Andrea hanno interpretato i testi tratti dal libro Isonzo Front di Alice Schalek. Il titolo spiega da solo il contenuto dei racconti, da un fronte dove ben 12 battaglie sono state necessarie per giungere ad una soluzione. Anche in questo caso l'intensità della narrazione è coinvolto ed emozionato.
Ma ancora si è parlato di guerra durante la visita al Vallo Littorio a cura dell'Associazione Storia e Territorio. Una camminata, questa, sul terreno di guerra intorno alle costruzioni ancora visibili, rimaste attive e armate fino alla Guerra Fredda. Per ritornare alla cinematografia, al Museo Etnografico di Malborghetto si sono svolte le proiezioni del film di Giorgio Gregorio, Siamo Pietra e Ombra, e di Diego Clericuzio, Un paese di primule e caserme. Due appuntamenti con autori della regione che hanno trattato i temi della guerra e dei ruderi massicciamente presenti in regione. Il Cugi Mountain Film Festival si è concluso nella serata di domenica 23 agosto a Tarvisio con l'appuntamento in collaborazione con il Bovec Outdoor Film Festival. Due film centrati sul rapporto con il vento, elemento antico e impetuoso, hanno mostrato un nuovo duplice modo di rapportarsi con la montagna. Il primo utilizzando un vento amico come propulsore verso la vetta o le creste, agganciati saldamente per farsi trasportare in salita, e il secondo utilizzando l'aria come elemento da attraversare nel corso di un salto nel vuoto da quota 7000 nelle pendici dell'Everest. Uno spazio espositivo è inoltre stato ricavato per presentare le fotografie e le didascalie della rassegna Immagina l'emozione. I partecipanti hanno scelto un breve testo di Julius Cugy e l'hanno reso con un'immagine appropriata. Le foto migliori sono state esposte in questo spazio. L'appuntamento con Cugy Mountain Film Festival è per il prossimo anno. Il proposito sarà di restare aggiornati e attenti nel presentare le più attuali proposte a tema di montagna, ma contemporaneamente l'intento resta quello di mostrare la vita delle genti alpine, con la loro storia e le loro tradizioni.